Siamo tornati in uno dei mercatini più grandi d'Italia, di nuovo a Gambettola a fare caccia di affari. 800 espositori, tra cui anche i bambini, iniziamo proprio da loro, poi andremo dagli adulti. Ma quanto è grossa questa piazza, quanta gente c'è, quanti espositori, andiamo a fare questi affari. Prima bancarella, che già vediamo le alternative art qui davanti, qualcuno interessante. I prezzi se ne può parlare? Credo che sia... Sì, esatto. Ok, si può fare affari qui comunque. Certamente. Assolutamente. Benissimo, allora vediamo un po', abbiamo un Quackaval, non ci interessa, l'abbiamo trovato. Però il Genesect, ecco, com'è messo? Non mi ricordo, però mi sembra va bene, cioè. Posso guardare? Cioè, me lo puoi tirare fuori, per favore? Magari può essere interessante il Genesect. Al prezzo giusto, ovviamente. È demolito, è un po' messo male. Però, ripeto, al prezzo giusto si potrebbe. Non è gradabile assolutamente. Però si può mettere in collezione molto volentieri, perché comunque è una carta carina. Ha un'alternativa. E poi io adoro. Vediamo così. Allora, io ti posso offrire, e sto esagerando, te lo giuro, non più di 5 euro. Perché è veramente troppo rovinata. Il suo prezzo in near mint è 12. Quindi ovviamente tu sei liberissimo di dire no, guarda, no, assolutamente. No, no, va benissimo, ci sta, è giusto. Te la rimetto dentro allora. Faccio io. Ah, ok, te la lascio, scusami allora. Vediamo un po'. Comunque l'inizio è abbastanza interessante, perché già che mi mette le alternative art così mi cattura, e poi lì vedo una gradata, mi sembra. Dopo ci soffermiamo su quella gradata, ci soffermiamo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo un Tornadus, sempre alt, Urshifu single colpo. Bellina, ci sta. Tornadus 85. Tutti sfasati, eh? Sì, i prezzi un po' sfasati. Va bene. Sì. Tranquillo, non ti preoccupare. Poi ci mettiamo d'accordo nel caso di te. Allora, l'Eternatus, sai che è anche carino? La Black Gold. Sei perfetto, non c'è un grafico. Ok, il problema è che se ti faccio un'offerta per quella mi guardi stortissimo. Perché purtroppo le Black Gold sono belle, ma hanno un valore abbastanza basso. Dopo arriviamo sulle comuni, forse qualcosa di reverse? Allora, le vecchie le ho vedute tutte, purtroppo, praticamente. C'è la prima edizione, che però era normale, e okay. L'ho scambiata. Prima edizione di? Che set? Set base. Ah, bello, bellino, ci sta. E era messa malissimo, quindi ho dato 50 centesimi. Vabbè, ci sta. C'era solo quella prima edizione, e adesso mi è rimasta pochissima roba prima, cioè di carte vecchie. Di carte vecchie, va bene. Qui comunque andiamo sulle comuni, praticamente, che... Sapete che il Phoenix non è che se le guarda più di tanto. Queste sono più carte per il cardo che oggi è assente, ma non fa niente. Andremo avanti senza di lui, ma nel prossimo video ci sarà sicuramente. Intanto io direi di soffermarci sulla gradata. Vediamola, perché questa gradata mi ha dato un attimo di perplessità. Non la carta in sé per sé, ma la gradazione, ragazzi. Boh, mi fa pensare. Cosa ne pensate in chat? Fateci sapere, dovete commentare se è giusta, sbagliata, cioè... E poi il ragazzo lo vuole sapere, nel senso... Non riesco a capire, perché è fatta male, però sì. L'ho scambiata poco fa per una palchia. Ci sta, va bene, quello gold che mi dicevi, perfetto. Ma il prezzo? Così, giusto per a titolo informativo, perché tanto... $63 sul sito. $63, davvero? Sì. Beh, allora, la carta in sé per sé è una carta interessante, su quello non c'è dubbio, e mi sembra a tutti gli effetti originale assolutamente. La carta sì, la gradazione non lo so. La gradazione è troppo strana, raga, perché sembra stampato in casa, è quello il problema, è quello il punto. E non lo so neanch'io. Va bene, ti ringrazio. Le carte sono molto belline, però abbiamo due prezzi totalmente diversi io e te, è quello il problema. Comunque ti ringrazio, ciao. Ciao. Beh, siamo solo una piccolissima parte del mercatino, quindi abbiamo ancora tanto da vedere, restate con noi. Comunque ragazzi, al mercatino sì, si fanno affari, perché l'avete visto dai nostri video, ma i veri affari li fate con i prodotti su Fantasia Store, col codice sconto TROI5 ve li portate a casa con una sciocchezza. Sono aggiornati quei prezzi, qui? Ormai hanno capito come funziona il mondo dei Pokémon. Anzi, adesso te li sparano il triplo del valore originale. Poca roba Pokémon, ma troveremo sicuramente qualcosa. Noi dei TROI siamo troppo bravi a cercare. Andiamo! Uno scatolone pieno di bustine, quindi andiamo a vederle, ma prima aspetta, ci mettiamo all'ombra così le vediamo tutti. Oh, anche perché fa un caldo pazzesco. Ci mettiamo qui e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Oh, già, comunque eclissi cosmica qui davanti, ragazzi, questi pacchetti vanno a 4 euro l'uno, 5 euro. Cerchiamo di non dirlo troppo alto, magari c'è alto il prezzo. Invasione scarlatta, anche molto bello. Possiamo vedere se c'è qualche espansione molto più vecchia, ad esempio qualcosa magari anche di XY. No, sarebbe impossibile, ragazzi, sarebbe impossibile letteralmente. Ma chissà se troviamo qualcosa anche di XY, chissà. Beh, avete trovato me almeno. Allora, io direi
Invasione Scarlatta lo prendiamo perché ci piace. Cerchiamo una bustina messa abbastanza bene da poter tenere in collezione. Oh, guarda il malloppone. Spade scudo, bellino, bellino, bellino spade scudo. Ma vedo altra roba giù. Ultra prisma, ragazzi. Attenzione, ultra prisma, molto interessante. Questo ce lo mettiamo da parte, anche perché hai tre starter di Sinnoh. Quindi intanto lo mettiamo qua. Sulla sedia, qua. Ecco qua. Quello lo prendiamo. Innanzitutto dobbiamo anche chiedere il prezzo. Però, signore, mi sembrava uno con cui si può ragionare. Quindi anche Apocalisse di luce presa e la mettiamo qui. Io direi, quante ne prendiamo? Un 3, 4, 5, 10? 5, 5 euro ce le fa. Possiamo fare un... Boh, non lo so, io a me piace il 3, è il numero perfetto, quindi andiamo su 3. Vediamo un po', però origine perduta, cosa ne dici? Sì, secondo me... Una origine perduta, dai. Ce ne sono 6-7 di... set. Allora, Apocalisse di luce abbiamo trovato. Ultra prisma. Abbiamo un altro ultra prisma. Abbiamo... Eclissi Cosmica l'ho visto, ma non è un set che mi fa impazzire. Dai, più o meno sono gli stessi, io direi andare su origine. Ok, dai, vediamo un po'. Quanto me li fai i tre pacchetti? Solo 5 euro, direi che andiamo di solo 5 euro. Ho tolto anche tutti gli spicci, vediamo? Sì, ce l'ho, precisa precisa. Ecco qua, la ringrazio. No, 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 sono originali, originalissime. Da me solo roba originale. Però anche le bustine da te, ovviamente. Va bene, rimettiamo a posto. Ta ta ta. Che mi sa di sì. Ti ringrazio. Ciao. Ciao, è stato un piacere. È il nostro primo affare, l'abbiamo fatto. Queste sono tranquillamente rivendibili almeno a 12 euro. Pagate solo 5, non male. Vedo una collezione Pokémon, deve essere mia. Devo guardarla assolutamente. Vediamo un po'. Già la Kazam, mamma mia, ragazzi. Questo è stupendo. Anche un Arcanine sempre di... Ecco, il Raichu, il Machamp. Queste sono carine perché le passavi nel Nintendo. Le strusciavi proprio. Cioè, vabbè, l'avevo già detto, però ve lo ripeto. Sempre Exp. Abbiamo comunque tutto sul vintage. Abbiamo un bellissimo ditto qui che si fa un bagnato nel lago. E uno Scyther, che questo dovrebbe essere famiglia dell'espansione. Sì, verso Smeraldo più o meno. Bello, bellino. Questo è qualcosina, c'ho. C'ho anche il Deoxys qui, di Ex Deoxys. Molto interessante. Bellino, bellino. Però il vintage, io vado più su. Ma anche quello si fa. Guarda, guarda che bella l'orografia del Registeel, che sta benissimo con i bordi argentati, perché appunto è Registeel. Bello, ci sta. E qui abbiamo una promozionale di Zapdos, molto interessante anche questa. Comunque queste sono carte che i prezzi giusti assolutamente si devono avere. Quanto è arrabbiato, quanto è bello. È fenomenale, raga. Gli artwork di una volta sono imbattibili comunque. Cioè, quelli di oggi sono belli perché sono full art, sono eccessivi, ma quelli di una volta sono proprio arte disegnata su una carta. È incredibile. No, guardate il back di questa carta, che figo che è, tutto nero con il Pokémon centrale e dei fasci di luce che lo attraversano. Questo è incredibile e conferma quello che dicevo prima, cioè gli artwork di una volta sono veramente belli. Questo Bellossom, fenomenale, molto molto bello. Il Bellossom è talmente bello, lo Skarmory, che devo per forza chiedere quanto costa. È obbligatoria la cosa. Posso disturbarti? Vai, vai. Un secondo? Ti volevo chiedere il prezzo del Bellossom e dello Skarmory. Quindi lo Skarmory e il Bellossom, che prezzo fanno? 20 euro. 20 euro. 20 e 20. E sono in Excellent, Near Mint. Qui mi fa anche una bella domanda. Ok. La condizione deve essere... Ok, è un good, più o meno, sì. Tra... Questo sì, Skarmory sembra messo meglio. Sì, lo Skarmory dal front si vede che è messo. Sì, infatti è un po' messo meglio. Comunque, bellissime carte, veramente belle belle. Della stessa espansione, poi, comunque. Te le rimetto giù, grazie. Però intanto guardiamo queste, che forse sono anche più. Vero? Mi ha guardato dicendo: sì, queste sono interessanti. Allora, già l'Espion qui è spettacolare. E anche l'Ericas Valeplume. Non ce la faccio a pronunciarlo come nome. Troppo difficile per me. Ah, questo inizia ad essere ok, su, perfetto. Sì, abbiamo un jungle, dei set base, ristampa. Oh, l'Eolo, il Nidoqueen, spettacolare. Molto molto bello il Nidoqueen. Guarda qui, che roba. Queste sono carte che hanno la loro età, hanno la mia età praticamente. Belle, belle, incredibili. Guarda questo Blissey che si nasconde dietro il cespuglio. È assurdo. Però raga, tocca trovarlo a fare. Tocca assolutamente, lo sai. Arthur. Il golem carino, 10 euro, però perché è un pur, assolutamente, si vede già dal fronte che è pur. Bellino, un altro Espion qui, sicuramente messo meglio anche in giapponese. E il Celebi, incredibile, bellissime carte. La Unknown,
Questa è spettacolare come carta, questa è veramente bella. Per 20 euro, quasi qua. Però in giapponese, ci sta, ci sta. Bello. Andiamo avanti. Charizard, 250. C'è anche il Charizard. Ragazzi, abbiamo saltato un Charizard qui, cioè. Charizardone, 250. Gradabile si potrebbe anche quasi fare. È interessante. Andiamo. Ti ringrazio, gentilissimo. Ciao. Bello, bel banchetto, bel salto nel passato. Peccato per i prezzi che sono un po' altini per il mio portafoglio. Poi magari a qualcuno di voi andavano anche molto molto bene. Fatecelo sapere nei commenti se secondo voi erano i prezzi giusti. Però le carte erano veramente top. Siamo con una vecchia conoscenza che ha un album incredibile. Dai, qualcosa di nuovo anche. Anche qualcosa di nuovo, quindi andiamo subito a vedere, però non partiamo dall'inizio perché ho già visto che... E neanche da qui, partiamo dalla fine, no? Allora, dalla fine sono per lo più... Ah, quelle del Mac, 25esimo, Mac, interessante, le energie, qualcosa di old, queste le skippiamo veloce, raga, che tanto le conosciamo ormai a memoria. Non so. Ma l'hai finito il set base tu? No. Ah, ok, no. Perché tutte sparse quelle che erano le rare, le in generale. Ho capito, no, perché vedevo moltissimo set base, ho detto sì, vabbè, anche le Fossil. Le common e le uncommon. Fossil, ma avevi detto che l'avevi finito. Fossil è completo. Fossil sì, è completo. Che è questo qui. In italiano, sì, sì, sì. Che vendevi tutta la prima edizione a 6,50 adesso. 6,50. Abbiamo abbassato un pochino i prezzi. Onesto, però devi trovare veramente qualcuno di super appassionato, sì, soprattutto di quel set, per vendere il set piacere completo. Però le art sono molto molto belle, quindi ne possa valere la pena. Su quello sono totalmente d'accordo. Ecco, qui siamo nel new, quindi ha anche qualcosa di new oltre che vintage. È arrivato, quindi... queste sì, sono le... Tantarò. Queste sono nuove, l'altra volta non le avevi. Sono nuovi arrivi, sì. Perfetto, sì. L'Urshifu, bellino, questo è alt art, non male. Prezzo? Prezzo di quello... Near Mint? Sì, Near Mint, okay. 18. Se ricordo bene. Vabbè, ci può stare. Alla fine è un prezzo onestissimo per un alt art di Urshifu, appunto. Vado a memoria, però, non me lo nego. Beh, se vuoi, diciamo che ti posso offrire 10 euro. Così, io ci provo, raga, io ci provo. Troppo basso. Quindi, mi dispiace. Vabbè, ci sta, ci sta. A 15 ci possiamo incontrare. Quindi ci possiamo quasi, pensare, quasi mettiamola quasi così. Quasi. Sì, ma solo perché in realtà non è uno dei miei Pokémon preferiti, altrimenti ti avrei detto tranquillamente sì. Perché in realtà Urshifu penso che non piaccia a nessuno, ma guarda che artwork, che ha questo coffing, è spettacolare l'artwork, bellissimo. L'Eternatus Black Gold, ci sta. Passiamo oltre e ritorniamo sulle semi vintage, perché queste dai già sono 2005-2006 immagino. Sì, 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 2006, Delta Specie. Sì, sì, sì. Sono sì. Appena maggiorenni. Leggermente. Alcune. Certo che pensarla così mi fa venire male, ma onestamente non va proprio bene. Questo, ecco, questo Bellossom, oh, mi perseguita, è bellissimo. È veramente bellissimo. Poi questa è anche prima edizione. Sì. Quindi, tanta tanta roba. Non in condizioni ottimali. Ex? No, un po' di meno. Good. Ok, prezzo? Prezzo. Per il good, vabbè, ci sta. Prima per un pur ci hanno proposto 20, quindi è anche onesto, assolutamente. Oh, no, bello, bello, bello. Sta il Clef, che non è quello ristampa del 25esimo, attenzione. Bellino anche questo. E adesso tra un po' iniziamo ad andare su questi. Iniziamo ad andare sulle grosse adesso, eh. Immagino, perché dai, beh, sì, tenute così sono le grosse per forza. Le più belle. Direi. Ecco qua, questo è un Mewtwo, bellissimo, bellissima, grandissima carta, il Dialga X che la conosciamo molto bene come carta. Ne vuoi un'altra? Ce l'ho. No, non posso perché poi la metterei nella mia collezione personale se ne avessi un'altra. Effettivamente quella da gradare e mettere in collezione. Non posso fare scambi perché poi le carte me le tengo. No, ma ti capisco, troppo. Ti capisco. Davvero? Perché faccio uguale, identico. Quindi, scambio ci perdo ma me le metto in collezione. I lotti sono più le carte che mi tengo se mi piace. Lo so, faccio uguale. Il Blissey, incredibile questa. Questa new, comunque molto bellina. Ci sta. Questa in collezione è molto carina. Io amo Blissey come Pokémon, Chansey ancora di più. Chansey set base è una delle mie carte preferite in assoluto. È una gran carta. Una gran carta. È un bellissimo Pokémon, interessantissimo. Ma andiamo all'ultima pagina che dovrebbe essere il top, ovviamente con il nostro Charizard. Ma in più abbiamo anche un altro Charizard di X. Money Money. 150 e 70. 150 e 70. Io farei notare anche questo Charmeleon foil reverse. Che è interessante. È molto bello secondo me. Però il problema sai cos'è? Charmander e Charmeleon vengono molto accantonati a fianco ai Charizard, no? Comunque molto belli. Molto grazie per averceli fatti vedere. Ci mancherebbe. Se ne potrebbe parlare. E questo è il suo Car Market eBay. E vi lasciamo ovviamente anche il QR code dietro.
se volete acquistare da questo ragazzo super professionale, super bravo, va bene. Grazie. E quindi ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. È stato un piacere. È stato un piacere. Al prossimo gambetto. Al prossimo gambetto, ai prossimi affari, magari più avanti ne riusciamo a concludere qualcuno. Sentiamoci quando volete. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Beh ragazzi, che dire, gambettola comunque è veramente enorme. Oggi un po' vuotino, gli affari qualcosina abbiamo fatto, quindi non ci possiamo lamentare, non andiamo via a mani vuote, ma i veri affari solo su Fantasia Store. Codice sconto TROIG5 e noi ci salutiamo con un ciao.